ragazzi, io sono Serena, sempre da Londra e benvenuti in questo nuovo video, spero che siate molto molto bene. Oggi ho deciso di farvi conoscere le mie bambine perché, come sapete, il nuovo trend di questo millennio è no bambini, i cuccioli, i cagnolini, i gattini sono i nuovi figli e le piante sono i nuovi cuccioli. Questo è un meme che ho letto su internet e mi ha fatto troppo ridere. Anyway, vi porto un po' in giro oggi per la mia casa e ve le faccio conoscere una a una, vi do anche qualche consiglio su come curarle, ma io in realtà, dato che sono un po' ossessionata, mi sono creata nel bullet journal una sezione apposta per le piante, adesso ve la faccio vedere. Ok, no, questo è semplicemente uno sticker molto bello che mi piace, però qua ho fatto una sezione plant care con tutte le piante che ho. E quanta luce gli serve, l'acqua, la temperatura e cure, insomma dettagli sulle cure per ogni tipo di pianta. E niente, sono molto contenta anche perché i disegni li ho fatti io. Alcuni non li ho ancora finiti, vedete, tipo la dracena devo ancora finirla e pure di qua. Il problema è che poi ho fatto febbraio nella pagina subito dopo, quindi dovrò continuare, se ne prenderò altre, cosa che probabilmente succederà nelle pagine future. Allora, iniziamo dall'alto, in cui c'è Mercy, che è il mio Spatifyllum o Peace Lily. Questa è una delle prime piante che ho preso. In questa zona, come vedete, ce ne sono tante di piante, ma perché è vicino dove lavoro, quindi mi piace guardarle durante il giorno, mi rilassano e poi soprattutto mi ricordo di dargli l'acqua, perché c'è anche questo problema. Questa pianta è una delle piante che all'inizio non capivo, soffriva più di tutti, perché mi dimenticavo, cioè non è che mi dimenticavo, però non volevo annacquarla troppo, quindi la annacquavo troppo poco, però lei in realtà, a lei piace un sacco bere, è un po' alcolizzata, no scusate, questa è una pessima battuta, però devo dire che questa pianta ti dice moltissimo quando ha sete, perché tutte le foglie iniziano a cadere, stanno giù, mogge mogge, non appena le date un po' di acqua ritorna su, super felice. E quindi mi piace perché comunica molto bene le sue necessità, a differenza di altre piante. Un po' più sotto abbiamo qua la piccola edera, che chiameremo Eddie. In realtà è una delle ultime arrivate e alcuni stem sono ancora già morti, perché questa veramente mi sono dimenticata di dargli l'acqua. Però dovrebbe resistere, ce la possiamo fare. Questa è una calatea lancifoglia e mi piace tantissimo perché ha questo design sulle foglie che sembra dipinta, e quando l'ho presa aveva solo 3 foglie, perché mi è stata, cioè l'ho comprata da una tipa che l'aveva ripiantata e è nata una foglia nuova, quindi sono veramente super fiera di questa cosa, anche perché leggendo nei vari gruppi le calatee sono un tipo di pianta che è molto difficile da tenere, sono molto, hanno bisogno delle condizioni un po' perfette, no? Piccolo edit che sto facendo mentre sto montando il video, mi sono dimenticata di dirvi che la calatea l'ho chiamata Nana. E la cosa particolare di questa pianta è che le foglie si muovono, durante il giorno sono all'ingiù, quindi tipo in orizzontale, la sera salgono e vanno in verticale, questo ogni giorno. E un'altra cosa, questo l'ho comprato da Amazon, è meraviglioso, è di vetro sotto, purtroppo di plastica sopra, l'ho cercato di metallo ma non l'ho trovato, e lo uso ogni tanto, me lo tengo sulla scrivania, no? E poi lo uso così per spruzzare le mie piantine, perché essendo piante tropicali hanno bisogno di molta umidità, e quindi quando voi li spruzzate così con l'acqua gli fate una bella coccola. E io le tengo qua perché, diciamo, quasi tutte le piante che ho hanno bisogno di o poca luce o comunque luce non super diretta, perché se mettete le foglie tipo appiccicate alla finestra e ci batte il sole l'estate si possono bruciare. Qua invece secondo me è abbastanza ottimale perché è vicino alla finestra ma non troppo. Sotto ho la mia preferita, che è Ana, ed è una monstera deliziosa, come potete vedere è diventata gigante. All'inizio c'erano solo 3 o 4 foglie, adesso continuano a spawnare foglie a manetta. E si chiama monstera appunto perché diventano immense, e niente, penso che dovremmo trovare un bel posto per lei, piano piano cresce sempre di più, ma io le voglio tanto bene. E poi ha tutte queste foglie super Instagram,
scusate, adesso vi censuro, con i buchi. Infatti un altro dei suoi nomi è Swiss Cheese Plant, che sarebbe la pianta groviera, proprio per questa forma delle foglie. Poi c'è Phil, che è il mio fiddly fig, e niente, è stupendo, è meraviglioso, l'ho preso già a grandicello ad una plant sale, quindi una svendita di piante. Anche questo più o meno ha le stesse condizioni, è molto semplice da utilizzare, per me ha delle foglie meravigliose, sembrano delle palette e lo trovo super super bello. Allora, anche questo è un altro plant corner, come potete vedere è abbastanza forestoso, a partire dalla nostra Tradescantia sitara, che abbiamo rinominato Echo. E mi piace moltissimo perché quando sta al sole le foglie assumono questo colorino rosino violaceo, e questa pianta anche lei è stata piccolissima per un sacco di tempo e poi ha deciso di crescere ed è stata purtroppo l'unica pianta che mi ha messo sugli insetti, cioè aveva dei parassiti e ho dovuto insomma curarla, però adesso sta qua e sta abbastanza sana. Abbiamo Rufy da One Piece, perché è una rubber plant, si chiama Ficus elastica. Anche questa l'ho comprata da una signora qua vicino e ha queste foglie di un colore molto molto intenso, mi piace tantissimo. Anche questa diventa parecchio grande, quindi aspettiamo solo che cresca. Adesso che inizia la primavera c'è proprio il periodo di crescita maggiore per le piante, quindi mi devo ricordare di comprare il fertilizzante adesso che ci penso. Last but not least, questa pianta l'ho presa all'IKEA ed è una butterfly palm e l'abbiamo rinominata Winston ed è una delle mie preferite. Devo assolutamente darle più acqua perché ha già delle foglie secche. Anche questa, come vedete, ve lo dice subito quando ha sete. Il problema è che io sono brava ad annaffiare le piante piccole, ma non tanto brava ad annaffiare le piante grandi, perché non capisco mai quanta acqua gli devo dare. Però fa una bella figura e questa l'ho pagata veramente anche poco. Cioè l'IKEA ha un sacco di piante che secondo me hanno prezzi super buoni e se volete cominciare potrebbe essere un buon modo per, insomma, un buon posto dove andare a comprare le piante. Qua abbiamo altri due tipi di piante, questa me l'hanno regalata al plant sale, si chiama Daenerys perché è una dragon plant, c'è questa forma molto molto particolare con questi mini tronchi e le foglie che esplodono in aria, troppo troppo veramente troppo bella. Questa è una Chinese money plant, si dice che queste piante portino soldi, io ne ho due ma ancora i soldi non è che se ne sono visti così tanti, però mi piace tantissimo, questa l'ho presa già abbastanza grande, però mi fa piacere vedere che sotto stanno nascendo delle foglioline piano piano. E niente, lei è Penny, sta qua sul tavolo e come vi ho già detto, sì, questa sì, l'ho presa già di Ikea, ve l'ho già detto sì. Ne ho un'altra di là in camera, infatti adesso vi porto per le mie ultime tre piante di questo tour. Siamo in camera! E come sapete alcune piante si possono tenere in camera, altre no. In realtà secondo me questa differenza non è così grande perché il CO2 che rilasciano alcune piante di notte non è così alto da stare male. Quindi vabbè. Qua abbiamo una Sansevieria, o lingue di suocera si chiamano, o snake plant in inglese. Lei è Moira II and Sons. Perché la prima che avevo, che è praticamente una pianta impossibile da uccidere, io, è l'unica pianta che sono riuscita a uccidere, ma se, dicono perché gli ho dato troppa acqua, in realtà secondo me è stata stressata dal trasloco, quindi niente, mi è marcita proprio, quindi niente, non è stato possibile recuperarla. Allora ne ho comprata un'altra, solo che questa aveva la sorpresa, perché piano piano hanno iniziato a spuntare altre piantine accanto, quindi da una pianta me ne sono ritrovata una, due, tre, quattro, cinque in un vaso. Piano piano dovrò ripiantarla, quindi Moira II and Sons. Qui abbiamo la mia prima money plant, come vedete questa è molto molto piccola e l'ho presa che era minuscola e piano piano ho iniziato a mettere sulle foglioline, spero che cresca grande e forte come l'altra, lei è May. E last but not least,
Il mio Satin Pothos Amélie, la pianta si chiama ovviamente Pothos, ci sono diversi tipi, la più famosa è Golden Pothos, ma io trovo che questa sia meravigliosa. Si chiama Satin Pothos perché ovviamente sembra cioè molto setosa, quando toccate le foglie ha un feel molto bello. Secondo me questa pianta è tanto tanto regale, quindi secondo me Amélie, un nome francese, le si addice molto bene, vive benissimo qua, mi ha fatto un po' dannare all'inizio per via del vaso, dato che non aveva i buchini sotto il suo vaso, quindi ho dovuto trovare una strategia per non creare un ristagno d'acqua, perché è una cosa che uccide tantissimo le piante. Se voi le mettete in un vaso senza buchini, senza niente, l'acqua si raccoglie sul fondo e fa marcire le radici ed è veramente la prima causa di morte nei vostri amici vegetali. Lei la vedo tutte le mattine appena mi sveglio, è stupenda, mi dà un sacco di soddisfazione e l'ho posizionata qua accanto all'arella dove mettiamo i vestiti, con questo plant hanger in macramè che ho fatto io. Fatemi sapere se vi potrebbe far piacere imparare a creare un hanger di questo tipo, perché secondo me sono molto carini e come decoro ci stanno, così poi magari lo fate e avete la scusa per prendervi la pianta per mettercela dentro. Bene, spero che questo video piantoso e molto green vi sia piaciuto. Vi lascio con un mio pensiero, ovvero che tante mie amiche mi dicono: ah, c'è il pollice verde, io non riuscirei mai. No, non esiste secondo me il pollice verde, esiste semplicemente capire di cosa hanno bisogno, perché le vostre piante sono esseri viventi, così come se prendeste tipo un gatto o un cane, penso che gli dareste da mangiare, stessa cosa, dovete avere la stessa cura con le piante, solo perché non vi abbaiano e non vi graffiano i piedi non vuol dire che non hanno delle necessità, quindi hanno meno necessità rispetto a un animale, nel senso che dovete dargli magari l'acqua una volta alla settimana, però almeno, ecco, se vi prendete un impegno, se vi prendete una pianta, vi prendete l'impegno e gli date l'acqua almeno quella volta a settimana lì, sicuramente lei vi saprà dare un sacco di soddisfazioni. Infatti, e uno sa, ogni volta che nasce una pianta nuova è veramente una gioia in casa, tipo: oh, guarda una pianta, una foglia nuova, una foglia, guarda! E tipo devo mandare la foto a mia madre, ai miei parenti, ai miei amici, ormai lo sanno, è semplicemente, è diventata una piccola ossessione, però è un'ossessione che mi piace molto, quindi fatemi sapere che piante avete, fatemi sapere se siete bravi con le piante o se le lasciate morire, e niente, vi aspetto nei commenti qua sotto, noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!